Buonasera dal TG Norba Sport. I calciatori del Bari hanno ripreso oggi la preparazione. Clima sereno e tanta concentrazione nonostante il mese di digiuno. All'orizzonte c'è il Chievo di Di Carlo, tecnico che per aver bestemmiato domenica assisterà alla gara dalla tribuna. Ancora qualche problemino per Rivas. L'argentino è uscito prima per un risentimento al ginocchio destro. Assente, oltre che ai nazionali, anche Meggiorini. L'attaccante si è recato a Forlì per una visita specialistica a causa di un'infiammazione all'anca. Si è mosso bene il laterale Sestu che dopo l'allenamento ha parlato al microfono del nostro Nicola Mangialardi. Sentiamo. Dopo la batosta subita a Catania, i biancorossi sono tornati ad allenarsi in vista dell'incontro con il Chievo. All'allenamento non hanno partecipato Meggiorini e Padelli. Rivas invece ha terminato prima a causa di un problema al ginocchio con Pisano che ha fatto differenziata. Mentre sono tornati ad allenarsi Parisi e Langella. E sull'umore dello spogliatoio il 27enne centrocampista romano Alessio Sestu tranquillizza tutti. È sicuramente buono, perché comunque è una squadra che è costituita da un ottimissimo gruppo, ottimi elementi, che hanno fatto bene tutto l'anno. Secondo me è stata un'ottima gara da parte della squadra anche contro il Catania per 80 minuti. Come detto, ci sono state sicuramente delle disattenzioni che andranno migliorate nella partita col Chievo, che come ripeto è una partita difficilissima perché è un'ottima squadra che giocano già da 2-3 anni insieme. Non è una partita facile, però sicuramente la squadra è consapevole del momento e giocherà al meglio delle proprie possibilità. L'ex vicentino, che fino a oggi in tutto con la casacca del Bari ha giocato solo 40 minuti, è comunque pronto a scendere in campo anche da titolare per portare il suo contributo per la ripresa del Bari. Pronto per entrare? Sicuramente impegnerò in settimana, poi starà al mister in base alla settimana come si evolverà l'impegno che ci metterò a decidere. Restiamo a Bari perché nel pomeriggio presso il Palazzetto De Palo si è tenuta la seconda edizione del Memorial Guido Signorile, lo sfortunato tifoso del Bari che ha perso la vita 2 anni fa. Tra le vecchie glorie biancorosse c'era anche il grande mito di Guido, Igor Protti. Ciao Guido, è un bel pomeriggio di marzo, assolato come piaceva a te. Ideale per fare un bel giro in moto, già la tua grande passione. Sono passati 2 anni da quel maledetto incidente, tu non ci sei più, ma tutto è rimasto come prima. Guarda, c'è il tuo amico Marco, c'è Vittorio e il resto della comitiva. Guarda, c'è anche papà, che dagli spalti osserva una partitella tra amici. Sai Guido, questa partita è stata organizzata in tua memoria. Sì, ci sono le vecchie glorie del Bari, Loseto, De Trizio, Guastella, Di Gennaro, Maiellaro, Terracenere, Pino Giusto, ma soprattutto c'è il tuo mito, Igor Protti. Già, Igor, proprio il soprannome che scegliesti per te in onore dello zar di Bari che amavi tanto, che ti faceva riempire il petto d'orgoglio, il leader della classifica cannonieri. Dalla Toscana Protti è venuto a Bari solo per te, sai? Così come è successo l'anno scorso. Un bel triangolare per ricordare che è vero che la morte porta via il corpo, ma l'anima e la passione no, quelle restano. Chissà quante volte avrai guardato il poster del tuo Igor. Pensa quanto è strana la vita. Ora che non ci sei più, è Igor che guarda il tuo e ti saluta così. Ciao Guido, io secondo anno che vengo qua per te. Non ci siamo conosciuti direttamente, non ci siamo conosciuti di persona. Ti ho conosciuto attraverso i racconti di tuo papà, so che su internet anche usavi il mio nome per farti riconoscere dagli amici. Ti ringrazio per questo e spero che tu da qualche parte abbia la possibilità di vedere quello che i tuoi amici stanno facendo per te e speriamo che ne sia felice. Ciao e ti mando un bacio.